Ciao a tutti, sono con Matteo Bortesi nella sede di Garmin, dove insieme a Matteo vogliamo mostrarvi il funzionamento di Popularity Routing Trendline, ovvero una nuova funzione che è integrata in Garmin Connect Mobile che permette di creare dei percorsi a partire da sentieri che sono già registrati su Garmin Connect per fare proprio dei percorsi ad hoc per chi va in mountain bike. Non avresti saputo esprimerti in modo migliore. Allora Simone, adesso per tutti i tuoi utenti facciamo vedere quanto è facile e veloce creare un percorso dedicato al mondo delle ruote grasse. Quindi siamo entrati nella sezione allenamento, percorsi, si paventa questa immagine, andiamo a cliccare sul tipo di bicicletta che vogliamo utilizzare, in questo caso la mountain bike, clicchiamo su continua. Manteniamo la spunta su creazione percorsi Popularity, clicchiamo sulla mappa di calore, come abbiamo fatto in questo momento, andiamo a cercare l'area che più ci interessa, ovviamente adesso eravamo in Kansas City, dove è la nostra sede, nella fattispecie ad Oleta, mentre passiamo direttamente nella nostra meravigliosa penisola. E siccome noi siamo appassionati di un posto molto famoso, andremo, vedete come si sta alimentando la mappa in questo momento con questi percorsi, sì, andremo a cliccare direttamente sulla mitica Finale Ligure 1. Bene, siamo arrivati a Finale Ligure, come noterete da queste tracce di colore viola, si evince che il maggior numero di escursioni fatte in mountain bike sono state percorse su questi tracciati. Adesso facciamo un esempio molto veloce di come si possa creare una traccia che peraltro è del tutto in sicurezza perché precedentemente mappata da tantissimi altri utenti che hanno dato il consenso a Garmin Express di usare i propri dati al fine di andare a migliorare, enfatizzare ed aumentare il numero di percorsi tracciati direttamente su Garmin Connect. Per esempio abbiamo deciso di impostare il punto di partenza da finale, poi siamo andati qui, poi ci piace questa parte del percorso, andiamo, vedete che si è già stata elaborata, poi vogliamo magari scendere da questa parte. Se avessimo per qualche motivo voglia di cambiare traiettoria, nessun problema, perché possiamo prendere un punto e trascinarlo autonomamente dove più ci è più congeniale. Alla fine, per non perdere troppo tempo, ma il senso, avete visto, si è già nel frattempo ricalcolata la rotta, per andare a chiudere la traccia andremo a collegare all'inizio la partenza. Bene, cosa notiamo? Che abbiamo creato un percorso su sentieri già mappati, cliccando sulla mappa di calore, la heat map per gli americani. Abbiamo disegnato un percorso di 17,6 km con un aumento di quota di 377 metri. Fatto questo, non ci rimane che salvare il nuovo percorso. Gli si dà un bel nome e poi successivamente lo si invia al dispositivo. Dispositivo che è stato precedentemente associato al computer. In questo caso è il meraviglioso Edge 1030. Il prodotto in questo momento si sta sincronizzando, il percorso è stato caricato all'interno del Edge 1030. Non ci rimane che staccare il 1030 dal computer, attendere che si accenda ovviamente il prodotto stesso. E poi andremo nella sezione percorsi a cercare quanto abbiamo creato. Quindi navigazione, percorsi, percorsi salvati, senza titolo, che è quello che abbiamo fatto prima. Andiamo a vedere riepilogo, andiamo a vedere il percorso com'è sulla mappa, possiamo addirittura giocare in multitouch, scusate, ecco qua, una bella mappa topografica a supporto. Vedete la linea blu, possiamo andare a vedere il profilo altimetrico del percorso che abbiamo creato, possiamo anche lavorare sulle ascisse e sulle ordinate per
aumentare o migliorare la visualizzazione in base alle distanze come vengono scelte dagli utenti, perché preferiscono che a ogni quadrato corrisponda magari invece che 4 km 300 metri, per avere un parametro più dedicato alla propria aspettativa riguardo le salite. Se il colore blu non vi piace, lo mettiamo rosso, così sulla mappa si vede molto meglio. Vogliamo magari anche che esso sia sempre visualizzato perennemente sulla mappa. A quel punto, sulla mappa stessa, abbiamo la traccia rossa. Non ci rimane infine che montare in sella, pigiare sul tasto corsa, dirigersi verso l'inizio del percorso e incominciare ovviamente a pedalare. Buona pedalata a tutti. Perfetto. Grazie. Un'ultima cosa, Matteo. Ho notato che in alcune zone che io so essere frequentate da biker, in effetti Garmin Connect Mobile non presenta delle mappe. Questo per quale motivo? È vero, hai ragione. Il motivo è molto semplice. Perché quando noi andiamo su Garmin Express, ci siamo registrati, ma lo possiamo fare anche in modo postumo, dobbiamo sempre attivare la raccolta dati per migliorare la qualità dei nostri prodotti, si contenta Garmin, eccetera, eccetera. Quando noi diciamo sì, a quel punto, nel momento in cui registriamo una sessione di allenamento o una gita, in automatico, e qui lo vediamo dallo schermo grande, andremo a popolare ancora più la mappa di tutte queste bellissime tracce viola. Se poi volete essere super precisi, ogni qualvolta avete registrato un'attività, è sempre bene, anche per trovare al volo i vostri dati, dire che cosa e come avete fatto la vostra uscita. Certo, se con una mountain bike, una bici da strada, ciclocross. Esatto, noi serve sapere se in base a ogni tipo di disciplina, per catalogare meglio le heat map, e possiamo andare a lavorare direttamente con la matitina qui, anche ex post, dicendo che tipo di evento abbiamo fatto, se era fitness, che tipo di attrezzatura, che tipo di disciplina abbiamo intrapreso. Vedete, qui c'è scritto ogni tipologia di bicicletta che noi sappiamo usare. Tutti questi dati andranno poi ad arricchire e a popolare questa famosa heat map, mappa a caldo, trend line popularity routing. Quindi torniamo di nuovo sulla link percorsi, andiamo in questo caso non più con il mouse ma direttamente digitando la posizione, per esempio Riva del Garda, virgola Italy, e noterete che la mappa in un colpo d'occhio, voilà, apre direttamente sulla Garda. Nella fattispecie vedete che tutte queste tracce viola sono figlie della mappa heat, la, torniamo a dire, mappa di calore che c'è qui, che vi consentono di avere con ragionevole certezza il luogo in cui i biker abitudinariamente percorrono i sentieri. A quel punto noi possiamo incominciare, come abbiamo visto prima, a creare il nostro famoso percorso. Ok, Matteo, abbiamo concluso. E di questo? Non me ne ero accorto. Questa è la Varia UT 800, la nostra luce smart da casco. L'abbiamo ingegnerizzata apposta per la mountain bike. Ma ovviamente tramite l'apposita staffa può essere montata anche come fanale da manubrio. Ha tre diverse tipologie di illuminazione. C'è anche l'illuminazione sospiro. Può rimanere in stand by, ovviamente associata a un edge, sì. In base alla velocità rilevata dal GPS la luce si illumina più o meno. Nella fattispecie, con un edge per esempio come 1030 che ha il sensore di luminosità, esatto, la luce migliora in base alle condizioni esterne la propria intensità, quindi è una luce smart, smart a tutti gli effetti. 600 lumen, un sacco di ore di durata, ma qui c'è scritto tutto nella scheda tecnica. Ok, perfetto. Leggera, prova. Sì.
studiarsi. Robusta, resistente, questo alzata. È, sì. Si vede un miglio. Questo è metallo, vero? Metallo. Quindi 1,6 km di distanza in linea retta la si vede bene. E poi se si vuole consumare un po' meno batteria si mette sulla impostazione flash, certo, sospiro. Certo. Sospiro. E io personalmente che torno a casa dal lavoro in bicicletta la uso come luce da fanale, certo. E posso garantire che mia moglie è quello più tranquilla, anche perché siamo un po' matti in bicicletta. No, sì, questo è vero, proviamo a non osservare sempre le regole. Questo è vero. E quindi noi che siamo portabandiera della sicurezza in bicicletta con il radar, il fanale, le luci posteriori e adesso con questa luce da casco non possiamo esimerci, non abbiamo più scuse sostanzialmente per non vedere e farci essere visti in strada. E ripetimi il nome del modello, Matteo. Varia UT800. UT800. È una luce intelligente, ovviamente di luci sul mercato ce ne sono tante ed esortiamo tutti ad utilizzarle all'imbrunire, ma intelligenti c'è solo questa, nel senso intelligenti che lavora in sinergia con l'EIGE modulando la propria intensità di flusso luminoso. In realtà sarebbe anche buona norma utilizzarlo anche durante le ore solari, cioè quando c'è la luce del sole, perché comunque è un modo per essere sempre visibili un po' di più rispetto al non averla. Questo è Savasandir, in effetti. Va bene, Matteo, grazie di queste spiegazioni, di averci presentato questa luce LED e torneremo a parlare in maniera un po' più approfondita. Sì, magari ci fai un test in un bosco. Sì, diciamo da biker, vero, non seduti in ufficio. Al calduccio. Simone, grazie. Grazie mille, Matteo, grazie. Grazie a te. Ciao.